Presidente, la cultura come antidoto alle mafie parte da Monte Sant'Angelo, un messaggio importante? Beh, parte da Monte Sant'Angelo perché Monte Sant'Angelo ha avuto la forza di candidarsi a capitale italiana della cultura e oggi è capitale pugliese della cultura con una serie di iniziative, di attività culturali, mostre, attività museali, musica, attività teatrali che caratterizzeranno i prossimi mesi ed è una risposta alla criminalità organizzata. Anche questa comunità ha subito l'azione pervasiva da parte della criminalità organizzata negli anni passati, oggi c'è una comunità che si autodetermina, reagisce, si rialza, cammina, è un esempio che deve come dire, contraddistinguere l'azione di tanti amministratori nel nostro paese, anche se purtroppo i dati di avviso pubblico anche per la nostra regione ci parlano dal 91 ad oggi di molte amministrazioni comunali che sono state sciolte per infiltrazione della criminalità organizzata. Tra questi c'è il comune capoluogo di provincia, Foggia, tra i due capoluoghi sciolti per infiltrazioni mafiose nel nostro paese, e ci sono anche molti amministratori oltre che funzionari e dirigenti pubblici. La nostra forza deve essere quella di stare insieme, di fare squadra tra amministratori, quelli per esempio che sono all'interno di avviso pubblico, insieme ad altre associazioni come Libera, le associazioni anti-racket, le parrocchie, le scuole delle nostre comunità, che insieme a forze dell'ordine e alla magistratura, che hanno fatto un lavoro straordinario di tipo repressivo nei confronti della criminalità organizzata nella nostra regione, devono lavorare anche in maniera preventiva con quella che chiamiamo antimafia sociale, a cominciare da un'azione insieme ai ragazzi delle nostre scuole.